Fuori un'altra, dichiarazioni importanti come ha riportato la app di One Football, dichiarazioni importanti da parte di Walter Sabatini, uno dei dirigenti del Bologna, uno dei plenipotenziari della società bolognese. Zlatan Ibrahimovic è stata solo una suggestione, Zlatan Ibrahimovic ha detto addirittura Sabatini ha scelto delle altre destinazioni che a lui interessano di più sul piano sportivo, non abbiamo mai avuto degli approfondimenti economici, altrimenti il presidente Saputo si sarebbe seduto al tavolo a discuterne. Con queste dichiarazioni, quindi, una delle destinazioni possibili, probabili, secondo molti, il Bologna, cade. Per quello che riguarda l'altra alternativa al Milan, potrebbe essere il Napoli, ma molti sostengono che possano essere anche delle manovre un po' diversive da parte dell'entourage di Zlatan Ibrahimovic per mettere più pressione al Milan. Milan che ha fatto la sua offerta, un'offerta che il Milan ritiene congrua, l'abbiamo detto più di una volta, e potrebbe essere anche l'unica alternativa che abbia in questo momento Zlatan Ibrahimovic. Ma allora perché aspetta? Perché forse vorrebbe un ingaggio superiore rispetto all'offerta del Milan, ma soprattutto quello che sembra più plausibile il discorso dei tempi. Zlatan Ibrahimovic vorrebbe un anno, 6 mesi più un anno. Il Milan potrebbe essere anche d'accordo, ma ha messo delle condizioni piuttosto pesanti, dicendogli sì, ti faccio un altro anno se tu ci porti fra le prime quattro in Champions League. Vista la situazione del Milan di classifica, vista la distanza con le rivali proprio per arrivare fra le prime quattro, sembrerebbe una richiesta, non dico impossibile, ma molto 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 complicata, e quindi questo potrebbe essere un freno alla decisione di Zlatan Ibrahimovic, che si aspetta da un giorno all'altro. Queste dichiarazioni di Sabatini, che ha detto Bologna no, oggi ha fatto agitare tante redazioni dei giornali, perché allora sembra che siamo vicini a una decisione finale, finalmente alla verità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Verità che invece stenta ancora ad arrivare, appunto per questa condizione riguardante i tempi. Zlatan Ibrahimovic sposterebbe la famiglia non certo solo per 6 mesi. Quindi questa è la situazione in questo momento. Cosa succederà? Quando succederà? Secondo me è ancora presto per ipotizzare dare un giorno. Hanno sempre parlato di entro il 15 dicembre e vediamo se il 15 dicembre, cioè domenica prossima, possa essere una data plausibile. Il Milan non sembra intenzionato a spingersi oltre quanto a quotazione. Ora bisogna vedere se magari toglierà quella condizione dell'anno in più se il Milan arrivasse quarto, perché in questo senso Zlatan Ibrahimovic potrebbe allora avere dei ripensamenti. Quindi situazione magmatica, però c'è un dato di fatto: Zlatan Ibrahimovic, a sentire Walter Sabatini, non andrà a Bologna. Napoli, oggi si parla addirittura che Gattuso potrebbe andare dopo Genk, quindi una situazione piuttosto variabile a Napoli, che ha già degli attaccanti importanti come Milik, come Lozano, come lo stesso Llorente, e quindi non sembra aver bisogno di un giocatore come Ibrahimovic. E poi se Ibrahimovic avesse voglia di andare a Napoli, questo non si sa. Rimane forse solo il Milan, però è un Milan che non ha ancora risposte da Zlatan Ibrahimovic. Qualcosa deve cambiare, o aumenta l'offerta o la questione dei tempi, oppure scende alle richieste del Milan Zlatan Ibrahimovic. Le prossime ore, i prossimi giorni dovrebbero dire la verità, ma un'altra grande verità è che se non le parti non si parlano, le parti, chiaro che se tutti rimangono su queste idee, uno dei due, o il Milan o l'entourage di Ibrahimovic dovrebbe cedere. Quindi oggi il dato di fatto è Zlatan non andrà a Bologna, fuori un'altra rivale del Milan per il futuro del campione svedese. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.